Armida Barelli nacque a Milano il 1 dicembre 1882 e fu battezzata nella chiesa di San Carlo al Corso. Studiò nel collegio svizzero gestito dalle suore francescane della Santa Croce, dove ricevette l'educazione religiosa che le era mancata in famiglia. Decisivo ai fini della sua formazione spirituale e del suo impegno apostolico, fu nel 1910 l'incontro con padre Agostino Gemelli. Sotto la sua guida, nel 1913, alla vigilia della festa del Sacro Cuore, nel Duomo di Milano, si offrì definitivamente al Signore, impegnandosi a vivere l'apostolato cristiano nel mondo. Nell'ottobre del 1918 fu nominata da Papa Benedetto XV vicepresidente dell'Unione Donne Cattoliche, con l'incarico di dare inizio all'Associazione della Gioventù Femminile di Azione Cattolica, che, grazie alla sua opera instancabile, si radicò presto in tutto il territorio nazionale. In un tempo in cui la donna non aveva grandi spazi di azione, generazioni di ragazze poterono condividere la passione della testimonianza cristiana, operando attivamente nella vita della Chiesa e della società. Insieme a padre Gemelli fondò nel 1919 il Pio Sodalizio delle Terziarie Francescane del Regno Sociale del Sacro Cuore, che sarebbe divenuto l'Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo, oggi diffuso nei 5 continenti. Vi facevano parte donne laiche, consacrate a Dio, che testimoniavano nello spirito di San Francesco la possibilità di vivere il Vangelo nella condizione secolare, alla sequela di Gesù obbediente, povero e casto, per una missione laicale nella Chiesa e nel mondo. Negli anni 1919-1921, con padre Gemelli, Monsignor Francesco Olgiati e il dottor Ludovico Necchi, partecipò alla progettazione e alla fondazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, considerata strumento necessario per formare le classi dirigenti del futuro solidamente ancorate ai valori cristiani. Sempre con padre Gemelli, a partire dal 1929, promosse l'opera della regalità, che ebbe un ruolo di primo piano nella diffusione in Italia della formazione liturgica e contribuì a preparare il rinnovamento liturgico conciliare. Nel 1946 lasciò la vicepresidenza della Gioventù Femminile per assumere, su indicazione di Papa Pio XII, la vicepresidenza generale dell'Azione Cattolica. In questa veste si prodigò anche per sensibilizzare le donne chiamate per una delle prime volte al voto nelle elezioni per l'Assemblea Costituente. Come ebbe a dire San Giovanni Paolo II, la sorgente di questo suo multiforme e fecondo apostolato era la preghiera, e specialmente un'ardente pietà eucaristica, che trovava la sua risorsa più concreta ed efficace nella devozione al cuore di Gesù e nell'adorazione al Santissimo Sacramento. Colpita da una malattia incurabile, morì il 15 agosto 1952, festa dell'Assunzione di Maria Vergine, a Marzio, in provincia di Varese. Da lì la sua salma venne traslata nella cripta dell'Università Cattolica, dove tuttora riposa. È stata dichiarata venerabile il 1 giugno 2007. La memoria liturgica di Armida Barelli ricorre il 19 novembre.